Ciao, oggi vi faccio vedere come si installa l'Ubuntu in un computer portatile GUI Ubook Pro. Vi anticipo che oltre ad un'installazione normale di Linux occorre fare una piccola procedura aggiuntiva per il Wi-Fi e per la tastiera, che mostrerò verso la fine di questo video. Questa primavera ho dovuto fare scuola da casa. Papà mi ha preparato un vecchio computer portatile pensando che sarei tornato presto a scuola. Quando però si è capito che sarei stato a casa per parecchio tempo, mi ha regalato un portatile GUI Aerobook. In realtà, quel portatile te l'ho solo dato in prestito. Come vi stavo dicendo, papà mi ha regalato un portatile GUI Aerobook e ci ha installato l'Ubuntu Linux. Insieme a parecchi programmi, così oltre a fare quanto mi chiedono gli insegnanti, posso imparare la grafica e la programmazione. Poi si è preso un GUI Aerobook Pro che ha ben 8 GB di RAM e un disco SSD da 256 GB. E prima di togliere tutto quello che c'è e metterci solo Linux, mi ha lasciato fare degli esperimenti. GUI è un'azienda cinese che produce computer portatili a prezzi parecchio bassi. Per le mie necessità e per quelle tipiche di uno studente della scuola media, sono delle buone macchine. Mio figlio usa il modello GUI più piccolo e riesce anche a fare delle semplici animazioni grafiche 3D con Blender. Nel mio computer ho installato solamente Linux. Papà farà presto anche lui la sostituzione, ma intanto vi faccio vedere come si può installare Linux a fianco di Windows, dividendo a metà lo spazio del disco fisso. Spegniamo quindi il computer. Papà mi ha già preparato una chiavetta USB per installare l'Ubuntu 20.4, l'ultima versione destinata a chi vuole usare un sistema molto stabile e ben testato. Adesso collego la chiavetta. Devo però fare in modo che il computer faccia funzionare l'Ubuntu dalla chiavetta e non Windows dal disco fisso interno. Per fare questo, devo accendere il computer e premere continuamente il tasto ESC finché non si attiva il sistema di gestione del computer, conosciuto come BIOS. Cerco la voce boot. Come prima possibilità di avvio, scelgo la chiavetta USB. Adesso posso uscire dal BIOS salvando le modifiche. E adesso il computer va ad avviare l'Ubuntu dalla chiavetta. L'Ubuntu mi permette di fare vari tipi di avvio, ma non ne ho bisogno, premo quindi il tasto invio e aspetto che venga avviato il sistema. Appena compare la scrivania di l'Ubuntu, seleziono la seconda voce, ovvero installa l'Ubuntu 20.4 LTS, quella con l'icona a forma di CD. Viene avviato il programma di installazione. Ci saranno alcune domande e nel mio caso l'unica a dover fare attenzione è quella relativa alla gestione del disco e far installare Linux a fianco di Windows. Nella prima domanda viene subito chiesto la lingua da usare, seleziono ovviamente italiano. Il programma di installazione diventa quindi molto facile da usare e clicco su avanti. Nella seconda domanda viene chiesto il fuso orario. Questo serve a gestire correttamente l'orologio del sistema. Linux infatti lavora continuamente con l'ora internazionale e calcola l'ora locale in base al fuso orario dell'utente che lo sta usando. Zone e città rimangono col loro nome inglese, per cui seleziono Europe e Rome e clicco su Avanti. Viene quindi chiesto come sono disposti i tasti nella tastiera. Nella tastiera americana mancano le vocali accentate presenti nella tastiera italiana e i segni di punteggiatura hanno posizioni diverse, ma avendo scelto la lingua italiana viene già proposta anche la tastiera italiana, quindi posso cliccare subito su avanti. Adesso arriva la domanda più critica, ovvero dove installare l'Ubuntu. In questo video vi faccio vedere come si installa Linux mantenendo anche Windows. Il disco fisso sarà quindi diviso tra i due sistemi operativi. Scelgo quindi di installare a fianco. Mi viene data la possibilità di scegliere quanto spazio dedicare ai due sistemi. Per il momento lascio il disco diviso a metà e clicco su avanti. Volendo si può far aprire la sessione di lavoro anche senza password, ma meglio metterne una. Non viene chiesta una password sofisticata. Valutate voi comunque se il computer contiene informazioni riservate e rischia di finire in mano ad altre persone.
Il nome del computer non è importante se è l'unico dei vostri computer, altrimenti mettete qualcosa che lo renda riconoscibile dagli altri. Viene quindi fatta una videata assuntiva delle scelte fatte prima di fare effettive modifiche al computer. Se è tutto corretto, scegliete Installa e poi Installa adesso. E così l'Ubuntu inizia a installarsi sul computer. Su questo Purer Book Pro ci ha messo poco più di 4 minuti. Adesso lo faccio vedere velocemente. Finito. Adesso basta cliccare su Fatto. Ad un certo punto compare una scritta che chiede di togliere la chiavetta USB e premere Enter, ovvero il tasto invio. Il sistema si riavvia e se non viene fatto nulla viene avviato l'Ubuntu. Alla comparsa della schermata di l'Ubuntu inserisco la password e dopo un paio di secondi posso iniziare a lavorare con Linux. Verifichiamo adesso che Windows continui a funzionare. Chiudo la sessione di Ubuntu riavviando il computer. Subito dopo la videata iniziale del CUI compare una videata per la scelta del sistema da avviare. Vengono dati quindi 5 secondi per usare i tasti freccia su e freccia giù per spostarsi su Windows e schiacciare invio. E il CUI farà partire Windows. Ci siamo dimenticati qualcosa? Non mi sono dimenticato. Abbiamo visto che Windows funziona, e questo ci basta. Riavviamo l'Ubuntu e completiamo il nostro lavoro. Ci sono due cose da mettere a posto, innanzitutto la connessione di rete Wi-Fi. Ci sono inoltre tre tasti sbagliati nella pellicola da mettere sopra la tastiera. Con questa pellicola possiamo scrivere usando le vocali accentate e trovando rapidamente il tasto giusto. Prima di farlo però vorrei mettere a posto una cosa sul mouse touchpad, ovvero abilitare il click del mouse al semplice sfioramento invece di dover per forza schiacciare l'angolo in basso a sinistra del touchpad, così posso lavorare più comodamente. Apriamo il menu e andiamo su Preferenze, poi su Impostazioni di LXQT e poi Tastiere Mouse. Nel riquadro di sinistra scegliamo l'ultima voce in basso, ovvero Mouse and Touchpad. Poi sulla destra scegliamo il Device Touchpad, abilitiamo poi Single Click to Activate Items e poi premiamo il tasto Applica. Adesso passiamo al Wi-Fi. Il mio CUI Aerobook non ha avuto questo problema, ma il CUI Aerobook Pro di papà ha una scheda Wi-Fi Realtek 8821 che non viene attivata automaticamente dalla normale installazione dell'Ubuntu 20.4, trattandosi di un componente abbastanza recente, ma si risolve con molta facilità. Vi consiglio di procurarvi un piccolo hub USB come questo, in modo da avere un paio di porte USB in più che contiene anche una scheda di rete con connessione RJ45. Potrebbe tornare utile in futuro. Colleghiamo quindi il CUI al router internet. Questa operazione serve solo per attivare la scheda Wi-Fi, quindi è un disagio sopportabile. Adesso che il portatile è connesso ad internet, apriamo il menu in basso a sinistra e cerchiamo strumenti di sistema. Qui dentro troviamo il gestore di pacchetti MUON. Adesso clicchiamo sul pulsante controlla aggiornamenti. Il sistema contatta i server di Ubuntu per avere l'elenco di tutti i pacchetti software disponibili e le loro versioni, comprese anche varie informazioni necessarie per installarli correttamente. Appena completata l'operazione, nel filtro scriviamo RTL8821. Anche scrivendo una parte si riesce facilmente a individuarlo nella lista. Questo pacchetto contiene il codice sorgente che serve a gestire la scheda di rete Wi-Fi di questo modello di portatile CUI, che probabilmente sarà inserito nel kernel ufficiale nelle prossime versioni di Ubuntu. Selezioniamo il pulsante installazione. A questo punto il gestore dei pacchetti verifica che gli servono molti altri componenti e ce li fa vedere.
Accettiamo cliccando col mouse su OK. Adesso clicchiamo su Applica le modifiche. L'Ubuntu chiede la nostra password e comincia a scaricare da internet il software necessario. Con questo pacchetto vengono scaricati anche i compilatori e nella fase finale di questa operazione il sistema rimarrà alcuni minuti a compilare il software. Viene chiesto di riavviare il computer, ma facciamo anche un'altra cosa in modo da fare un unico riavvio. Passiamo adesso al problema della tastiera. Questi portatili vengono costruiti tutti con la stessa disposizione dei tasti, ovvero quella inglese americana. Le normali lettere dell'alfabeto hanno la stessa identica posizione anche nelle tastiere italiane. Però, se usiamo il portatile per scrivere testi, è utile avere a disposizione in modo comodo anche le vocali accentate. Chewy distribuisce delle pellicole plastiche da appoggiare sopra la tastiera per facilitare la ricerca delle vocali accentate, ma la pellicola della lingua italiana ha tre tasti posizionati in modo sbagliato. Si tratta di pagina su, pagina giù e fine. Possiamo facilmente cambiare il funzionamento dei tasti in modo da rispettare le etichette della pellicola italiana, e facendo questo mettiamo a posto anche un'altra cosa. In questi portatili mancano i segni maggiore e minore, e specie per chi vuole programmare questi due simboli sono molto importanti. Apriamo quindi il gestore dei file. Possiamo farlo sia dalla barra in basso a sinistra sullo schermo, sia dalla cartella con la casetta a sinistra della scrivania. Nell'elenco delle risorse, a sinistra, clicchiamo su Computer e poi nel riquadro principale clicchiamo su File System. Andiamo adesso a cercare la cartella USR. Per trovarla più facilmente schiacciamo il tasto U sulla tastiera. Adesso entriamo nella cartella Share. Anche in questo caso basta schiacciare il tasto S per trovarlo più in fretta. Adesso entriamo nella cartella X11, quindi il tasto X. Adesso entriamo nella cartella XKD e poi nella cartella Symbols. Qui troviamo le diverse disposizioni dei tasti nelle varie lingue. A noi interessa cambiare due file. Per modificare questi file occorrono i superpoteri, perché si tratta di file di sistema e normali utenti non li possono modificare. Andiamo su Strumenti e poi apri come root. Inseriamo la nostra password e adesso possiamo modificare qualsiasi file del computer. Questa funzione va usata con molta attenzione quando veramente necessaria. Cerchiamo il file chiamato PC. Per trovarlo più in fretta scriviamolo direttamente con la tastiera per intero. Clicchiamo su questo file e si apre il programma FiatPad che ci permette di modificarlo. All'interno di questo file si trovano i comandi assegnati ai tasti che hanno funzioni particolari, tra cui appunto pagina su, pagina giù e fine. Quello che ci interessa si trova in fondo al file. Le etichette e le funzioni sono in inglese, ma sono abbastanza intuitivi. A questo punto basta riscriverli in modo da far corrispondere l'etichetta sulla pellicola italiana col tasto reale sottostante, ovvero in corrispondenza di PGUP scriviamo Next, in corrispondenza di End scriviamo Prior e in corrispondenza di PGDown scriviamo End. Salviamo questo file e chiudiamo FiatPad. A questo punto aggiungiamo anche i simboli maggiore e minore. Nelle normali tastiere italiane si trovano in un tasto dedicato a questi simboli, ma nelle tastiere americane si trovano sopra virgola e sopra punto. Possiamo usare queste due posizioni usando il tasto Alt+GR. Cerchiamo quindi il file chiamato IT. Anche questo lo apriamo con FiatPad, ma in questo caso occorre usare il tasto destro del mouse e selezionare il comando Apri con. Scendendo di circa 30 righe troveremo i tasti AB08 e AB09, a cui corrisponde comma, ovvero virgola in inglese, e period, ovvero punto in inglese. Per ogni tasto vengono definite quattro funzioni. La prima
è la funzione base, ovvero quando il tasto viene premuto da solo. La seconda è la funzione generata quando è premuto anche il tasto delle maiuscole. La terza è la funzione quando è premuto il tasto Alt-Gr. E la quarta è la funzione quando vengono premuti contemporaneamente maiuscole e Alt-Gr. Quindi in corrispondenza del tasto Ab08, al posto di acute scriviamo less. E nella riga sotto, al posto di period centered, scriviamo greater. Salviamo questo file. Chiudiamo FreePad e prepariamoci ad avviare il computer portatile. Abbiamo appena riavviato l'Ubuntu. Adesso stacchiamo il cavo di rete. Attiviamo il collegamento Wi-Fi. Vi sembrerà strano, ma con l'Ubuntu basta andare in basso a destra dove c'è l'icona della connessione di rete. E se la scheda Wi-Fi è attiva, vedremo le reti a cui ci possiamo collegare. Selezioniamo la nostra rete e inseriamo la password. Vediamo come fare gli aggiornamenti di sistema. Potrebbe infatti comparire una finestra come questa che avvisa che ci sono aggiornamenti da fare. Si possono fare in un secondo momento selezionando Close. Per fare gli aggiornamenti in un secondo momento è sufficiente aprire il menu, scegliere Preferenze, poi il comando Apply Full Upgrade. Viene chiesta la password e poi il sistema procede a scaricare il software necessario e installarlo. Se vengono aggiornati i componenti fondamentali, viene poi chiesto di fare l'avvio del sistema. Ma completiamo l'argomento di oggi. Apriamo un programma di videoscrittura per verificare se le modifiche della tastiera hanno funzionato. Verifichiamo che funzionano i tasti delle principali punteggiature. E anche le vocali accentate, con e senza il tasto maiuscole. Verifichiamo che funzionino anche vari tipi di parentesi, oltre a quelle già serigrafate sulla tastiera. Le parentesi quadre si possono ottenere sia con i tasti Alt-Gr e tasti 8 e 9, sia con Alt-Gr e i tasti vicino a invio. Le parentesi graffe si possono ottenere sia con Alt-Gr i tasti 7 e 0, come anche con Alt-Gr maiuscole e gli stessi tasti delle parentesi quadre. I simboli maggiore e minore si possono ottenere, come volevamo, con Alt-Gr virgola e con Alt-Gr punto. A questo punto il portatile CUI è perfettamente funzionante con l'Ubuntu Linux. Nei prossimi video ci sarà ancora molto spazio per Linux e le sue applicazioni, specie per interfacciarlo con Arduino. Io mi trovo bene con l'Ubuntu, ha le funzioni base per la didattica a distanza con Classroom, contiene già programmi per la videoscrittura e calcolo grazie a LibreOffice, e inoltre ho facilmente aggiunto dei programmi per fare la grafica, animazioni e composizioni video, ma li farò vedere più avanti. A presto, ciao a tutti!